Niccolò Bulega, provo a mettertela in un modo diverso perché so che questa domanda te l'hanno già fatta tutti. Sì, ho risposto fino adesso alle stesse domande. Sempre le stesse cose. Allora, provo a metterci un po' di creatività. Due anni fa c'era stata quella copertina, il nuovo Valentino Rossi, no? Ti avevano... L'anno scorso si è fatto male Valentino, ti sei fatto male pure tu, quindi forse sei veramente il nuovo Valentino Rossi. No, diciamo che non doveva andare così né a me né a lui. Certo. E sicuramente io ho avuto dei problemi, e abbiamo avuto dei problemi tutti insieme. La moto era sicuramente un po' meno competitiva rispetto alla Honda, che ha portato in Qatar un motore nuovo l'anno scorso che faceva paura, che andava veramente forte, e così è stato tutto l'anno. E è stato difficile, cercherò di sfruttare al massimo il nostro pacchetto, che penso che sia migliorato, perché comunque la KTM ha lavorato tutto l'inverno. Io e i capi del nostro team, Uzo, tutti loro abbiamo migliorato secondo me le cose che andavano fatte, penso che abbiamo messo ogni cosa al suo posto, mi sono cucito una squadra su di me e penso di essere pronto. Adesso a livello fisico come stai? A livello fisico mi manca ancora, perché adesso in questo momento sono al 70%, perché comunque il mio infortunio è stato un brutto infortunio, mi sono rotto i legamenti oltre che la straghello, e ancora adesso mi tira abbastanza dietro il polpaccio, non riesco a mettermi bene in carena, e quindi già io facevo fatica a mettermi in carena per la mia statura, però comunque so che è stata brutta, che ho sofferto tanto, ma che tra poco posso essere al 100%. Ecco, a proposito della tua statura, è anche stata una scelta coraggiosa quella di rimanere in Moto3, diciamo, con la volontà di chiudere un cerchio invece di passare già subito alla Moto2? C'era la possibilità di passare a Moto2, perché se volevo farlo potevo farlo, ma ho preferito rimanere un altro anno in Moto3 per cercare di poi passare nel 2019 in Moto2 con dei risultati che so che posso fare, che devo fare, perché l'anno scorso non è andata benissimo, quindi non volevo passare in Moto2 con il rimpianto che potevo far meglio in Moto3. Ok. E quest'anno, insomma, come sempre in Moto3 ci sono tanti piloti che fanno paura in qualche modo, però possiamo dire che ci sei pure tu. Penso che non devo pensare che non posso essere competitivo, perché comunque lo sono sempre stato, e ho sempre, diciamo, tutti gli anni trovato qualcosa per far bene. Solamente l'anno scorso è stato il primo anno che non sono riuscito a esprimermi al massimo per una serie di motivi. Penso che quest'anno sarà diverso, perché come ho detto mi sono cucito una squadra addosso su di me. Sono molto contento di come abbiamo lavorato quest'inverno, di tutti i dettagli che abbiamo curato, e quindi dai, penso che quest'anno potremo divertirci. Giustamente voi siete marchiati Valentino Rossi, però l'ultimo a vincere il mondiale della classe, quella che era la 125 all'epoca, fu Andrea Dovizioso, che per come sta andando adesso, insomma, non sarebbe male unirsi a lui in questo club. Non sarebbe male, sarebbe bellissimo, non male. Ci sono molti spagnoli forti, molti italiani forti, però mondiale, quindi chi riesce a trovare quel così in più alla fine fa la differenza.